Ciao a tutti, io sono Emma Nicole Pigato. La mia attività principale è quella di insegnamento. Attualmente sono titolare della cattedra di esecuzione e interpretazione sassofono presso il Liceo Marco Polo di Venezia, liceo musicale. Oltre a questa attività mi esibisco in Italia e all'estero e mi occupo principalmente da qualche anno di musica contemporanea. La cosa importante a mio avviso di questo tipo di musica è l'interazione diretta con il compositore. Oggi abbiamo con noi Fabio Mengozzi, parleremo delle sue opere. Ciao Ciao Fabio. Maria, ciao, un saluto a tutti. Ti ringrazio per partecipare a queste chiacchierate, queste interviste. Innanzitutto, adesso è il momento in cui tu puoi parlare liberamente di te stesso, della tua attività, se vuoi presentarti a chi ci ascolta. Va bene, allora io sono un compositore, un pianista, ho iniziato gli studi pianistici nella mia città, Asti, con la professoressa Vittoria Moranschi, per poi proseguirli con Aldo Ciccolini, che è stato uno dei pianisti più importanti dei nostri tempi, con il quale mi sono diplomato in pianoforte. Parallelamente ho studiato e mi sono diplomato in composizione e direzione d'orchestra, per poi perfezionarmi all'Accademia di Santa Cecilia con Azio Corghi in composizione. Svolgo un'attività principalmente come compositore, senza avere però dismesso quella di pianista. Io aggiungo anche questo, come ci siamo conosciuti io e te? È successo svariati anni fa, però noi ci siamo conosciuti attraverso i social. Non ricordo esattamente come, forse mi hai contattato su Facebook, tu non ci ricordiamo più ormai. Sono passati svariati anni e nel mezzo c'è stata anche la pandemia, il Covid-19, quindi abbiamo un po' perso il senso del tempo in quel periodo. Noi ci siamo conosciuti perché tu mi hai, attraverso appunto Facebook, presentato delle tue opere. Io ho deciso di suonarle perché mi piacevano molto. La prima forse è stata Melodia Lunare per sax tenore e poi dopo Eclipse, che le ho suonate più o meno nello stesso periodo. Vuoi parlarci un po' di queste tue composizioni? Sì, Melodia Lunare è una composizione che nasce originariamente per corno inglese, però ne esistono varie versioni, quindi esiste una seconda versione per oboe, una terza versione per flauto e poi appunto la quarta versione che è per sassofono, che è quella a cui tu facevi riferimento. È un brano che essenzialmente tende a presentarsi come una composizione molto semplice che esalta la linea orizzontale, quindi appunto la linea della monodia, la linea del canto, in un certo senso così come lo intendevano i greci, il puro melos. Tuttavia, questa composizione, con il passare del tempo, avendo scritto io le varie versioni per i vari strumenti, adattandola, mi ha portato poi nella versione numero 5 a calarla in un contesto differente. Quindi, arrivando al pianoforte come strumento, questo brano, che è essenzialmente appunto questa semplice melodia, si trasforma e quindi nella versione pianistica poi ritroviamo insomma un'armonizzazione, quindi troviamo delle linee, altre linee melodiche che contrappuntano la linea originale, quindi anche una sua evoluzione, diciamo, nel tempo. Invece Eclipse è un brano che cerca di rappresentare, diciamo, questo movimento rotatorio, questo che è un riferimento, diciamo, di tipo astronomico, come il titolo stesso suggerisce, attraverso un processo di continua modificazione dell'elemento principale, dell'elemento che dà origine al brano, che è un semplice frammento di tre suoni, un arpeggio di tre suoni che disegna un'armonia di stato fondamentale, un accordo minore di stato fondamentale, che durante il pezzo, essendo soggetto a tutta una serie di modificazioni, di permutazioni, crea un senso quasi ipnotico di rotazione. E in base a quello che hai detto, parlaci della caratteristica un po' della tua scrittura, perché adesso quello che vedo io, insomma, i compositori con cui collaboro, ci sono, lo dico dal punto di vista di esecutrice, quindi ci sono alcuni che prediligono magari la scrittura non tradizionale, altri la scrittura tradizionale, chi è più modale, chi tonale, chi scrive cose completamente adiastematiche, diciamo, da decifrare. Parlaci un po' invece tu. È la caratteristica della tua scrittura in questo senso. Ma diciamo che la caratteristica del mio modo di comporre
è molto semplice, è la libertà. Noi viviamo in un mondo, in una società che tendono ogni giorno a perdere delle quote di libertà. E quindi io credo che l'arte sia ancora uno strumento che ci permette di connetterci con la nostra natura più profonda. Forse sarà una delle ultime possibilità per l'essere umano di connettersi con il divino, visto il mondo che pare prepararsi. In ogni caso, perché la definisco libera? La definisco libera perché noi siamo caduti nell'equivoco, dalla metà degli anni, dalla seconda metà del Novecento, di considerare come nuovo, e quindi in un'accezione positiva, tutto ciò che ci appare, diciamo, a livello acustico come difficile da comprendersi, difficile da metabolizzare. Quindi questo è stato un grande errore. Abbiamo avuto schiere di compositori che si ponevano il problema che non ci fosse nella loro composizione mai un accordo vagamente consonante, perché questo sarebbe stato un ritorno ad un passato che si voleva cancellare. Poi le cose sono cambiate, ci si è rese conto che non si potevano fare delle crociate di questo tipo. E io ho cercato sempre di utilizzare tutto ciò che mi serviva. Se mi serviva un accordo consonante, lo utilizzavo. Se mi serviva un ritmo molto semplice, lo utilizzavo, così come nella mia musica si possono trovare anche dei procedimenti invece molto complessi, che però un po' per mia inclinazione tendo ad occultare, cioè i processi più complessi, che spesso sono di natura numerologica e sono quindi, diciamo, più di natura filosofica e forse meno musicale, sono occultati nel brano, sono a disposizione di chi vuole eventualmente andare a ritrovarli all'interno del brano. Quindi c'è un aspetto magari di semplicità apparente, e poi sotto c'è uno strato, diciamo, più nascosto, dove vado a inserire tutta una serie di cose. Quindi la mia musica è libera, utilizza ciò che al compositore è necessario per poter esprimere ciò che vuole esprimere, non si pone finti problemi, falsi problemi, non sono assillato, non sono preoccupato quando il mio brano appare retro, perché bisogna sempre ricordarsi che questa definizione di nuovo e vecchio è molto soggettiva. Cioè, una composizione è nuova, tutte le composizioni sono nuove perché nascono oggi, perché sono quindi scritte da uomini contemporanei, uomini viventi, e questa è tutta musica nuova, è tutta musica contemporanea. E quindi, ti ripeto, non mi piacciono quelle etichette che vincolano in modo troppo stretto la musica. La musica è una cosa, è una sola, e se è fatta con un buon intento, con dei buoni principi, con una buona mano, con una preparazione, è sempre degna di essere proposta nelle sale da concerto. Anche tu resti un esecutore oltre che un compositore, giusto? Perché tu comunque sei anche un pianista. Io, con persone con cui ho avuto a che fare, compositori e vari compositori, insomma, molti mi dicono: io non ho smesso di suonare perché non riuscivo più a comporre, oppure perché non... Però invece tu comunque continui da questo punto di vista. Questo me lo domando io, perché io non riuscirei a vivere pensando di non suonare, però io non sono compositrice, quindi forse non posso capirlo. Perché secondo te qualcuno rinuncia? C'è un motivo particolare legato al fatto che della difficoltà dello studio della composizione, oppure è sempre una scelta personale? Perché? Curiosità. Io penso che dipenda molto dal soggetto in questione, che non ci sia una risposta valida per tutti. Può darsi che qualcuno, magari affrontando entrambe le discipline, poi si trovi a tal punto, come dire, coinvolto da una delle due da decidere di concentrare tutte le sue energie su questa e di non disperderle magari fra l'una e l'altra. Io personalmente sono nato come compositore, e questa è una cosa abbastanza anomala. Cioè, io componevo quando ero molto piccolo, ancora i quadernini di quando a 4-5 anni scrivevo delle note che naturalmente non avevano un senso per come oggi noi diamo senso da professionisti alla musica.
nella loro ingenuità però erano un tentativo di tirar fuori qualcosa da quella tastiera che avevo in casa e di metterlo sul pentagramma. Quindi sono nato contestualmente, al tempo stesso, come pianista e compositore. Quindi per me non è stata nemmeno una scelta, è stata semplicemente proseguire naturalmente in quelle che erano le mie inclinazioni. Può darsi invece che altre persone abbiano cominciato pensando di dedicarsi ad esempio allo studio di uno strumento e abbiano scoperto in un secondo momento la composizione. Quindi il meccanismo, diciamo, psicologico magari può essere differente per queste persone. Quindi questa potrebbe essere una fra le tante spiegazioni possibili. E poi c'è da dire anche che molti forse si possono nascondere dietro alla difficoltà di trovare occasioni per tenere concerti, per esibirsi al giorno d'oggi come strumentista. Quindi questo sicuramente è un fattore che scoraggia le persone, e quindi può darsi che ci sia anche questo aspetto, quindi la difficoltà di esibirsi, la difficoltà di trovare degli spazi, e gioco forza uno magari si disamora o pensa di che non sia, gioco non valga più ecco la candela. Io invece penso che sia per me sarà sempre importante comporre, suonare fino a quando lo potrò fare, anche non dovesse avere nessuna esecuzione dei miei brani, come peraltro è stato per gran parte della mia giovinezza, quando io ero un ragazzino ed ero iscritto alla SIAE, io pagavo la quota della SIAE e non avevo esecuzioni, ma io continuavo a scrivere. Se vado a cercare i miei archivi, io trovo che a 15, a 16, a 7, 20 anni magari avevo un'esecuzione all'anno, ma scrivevo tantissime musiche. E questo è proprio dalla misura del fatto che per me la composizione è qualcosa di, diciamo, a tal punto interiorizzato, che è qualcosa, un'esigenza che soprattutto, come dire, in modo particolare un'esigenza per me stesso. Certo, capisco perfettamente anche nei riguardi di quello che faccio io, quindi comprendo appieno. Una cosa che mi viene in mente di domandarti, che per ogni compositore sarà diversa, allora vediamo se riesco ad articolare bene la domanda. Non è solo un chiederti come nascono le tue composizioni, ma una cosa che a me incuriosisce è il compositore, in questo caso tu hai un'idea particolare, poi quest'idea qua si sviluppa in modo esclusivamente creativo, oppure ci sono dei vuoti nei collegamenti tra lo sviluppo di un'idea e l'altra e ricorri alla tecnica? Non so se ho posto bene la domanda. Ma diciamo che è molto difficile spiegare questi processi, almeno per quanto mi riguarda. Sicuramente i brani, secondo me, provengono dalla stessa origine, dallo stesso luogo, tutti quanti. Tutti i brani di un compositore provengono dallo stesso luogo. Semplicemente trovano delle vie differenti a volte per venire alla luce. E quindi sono in qualche modo simili a un figlio che viene partorito, e ci possono essere gravidanze più facili, gravidanze più difficili, parti cesari, parti naturali, parti che avvengono prima del previsto. Ecco, e quindi così è con i brani musicali. Quindi dovrei parlare di ogni brano musicale come qualcosa quasi a sé stante, o perlomeno ricondurre i brani ad un certo numero di casi, di categorie. Alcuni brani nascono immediatamente, cioè veramente addirittura soltanto in poche ore, e altri invece richiedono una gestazione più lunga. Tutto quello che noi abbiamo studiato, tutto quello che abbiamo ascoltato, tutto quello che abbiamo dentro e vogliamo esprimere, finisce nei brani con un processo del quale siamo consapevoli solo in parte, perché anzi probabilmente la maggior parte di ciò che noi facciamo nell'arte come compositori o come esecutori è appunto a noi misterioso, è celato, però col tempo poi riguardando indietro, ripensando a quello che abbiamo scritto, quello che abbiamo suonato un anno, due anni, cinque anni, dieci anni prima, riusciamo a vedere sotto una nuova prospettiva, una nuova luce anche quelle esecuzioni, e incominciamo a capire qualcosa in più. Cominciamo a capire anche il perché
di certe cose che sono state scritte, che sono state suonate in un certo modo. È un percorso che accompagna tutta la vita. Questo assolutamente, è... perché l'arte è qualcosa di sacro e deve essere vissuta come qualcosa di sacro, secondo me, e è qualcosa che non ha mai un punto di arrivo definitivo, sono soltanto tappe continue che noi percorriamo e poco a poco ci spostiamo, se va bene, ci spostiamo sempre più in alto, una scala però infinita, che probabilmente per chi ci crede proseguirà oltre questa vita ad un livello forse di perfezione dopo. Tu hai inciso degli album recentemente invece di musica elettronica, giusto? Se vuoi dire qualcosa riguardo a questi, perché la musica elettronica è anche una cosa... musica elettronica e musica elettroacustica sono delle cose che a me stanno affascinando molto nell'ultimo anno, e mi piacerebbe anche tu ci dicessi il tuo punto di vista, parlando anche dei tuoi lavori. Sì, io mi sono avvicinato abbastanza tardi alla musica elettronica, perché è proprio una cosa degli ultimi due anni. Il mio intento è quello di piegare le tecnologie all'esigenza espressiva, all'esigenza artistica dell'uomo. Il contrario di quello che vediamo solitamente, cioè c'è rischio nella nostra società invece di essere schiacciati da una presenza massiccia di tecnologie sempre più pervasive che vanno addirittura ad incidere nelle nostre vite, quasi col tentativo di penetrarci dal punto di vista proprio dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. E quindi ho pensato che avrei potuto, insomma, ampliare il mio vocabolario espressivo attraverso l'elettronica e piegare questi mezzi a quella che è la mia esigenza espressiva. Quindi il mio modo di far musica con l'elettronica è un modo essenzialmente di far musica umano, che cerca di essere il più possibile umano, di portare avanti un messaggio umano. Quindi è anche una musica, in un certo senso, non di difficile ascolto, ecco. Ed è una musica che definire elettronica è corretto, ma bisogna anche precisare che spesso il materiale è registrato, un materiale ambientale, quindi anche a che fare con la musica cosiddetta concreta, materiale che poi io vado a modificare, a manipolare, appunto, attraverso i software, il computer, e quindi ecco. Sono tecnologie che come dire, possono essere utili, non sempre così. Quando si parla di tecnologia, spesso le tecnologie possono portare anche a dei danni per gli esseri umani. In questo caso, se utilizzate con la giusta col giusto atteggiamento, io penso possano affiancare anche quelle più tradizionali, come gli strumenti musicali, gli ensemble, le orchestre. Però sì, stiamo lavorando ad un progetto di sax ed elettronica. Se vuoi anticipare qualcosa. Va bene. Allora, è un progetto che vede, come dire, dialogare lo strumento, quindi il saxofono, con l'elettronica. A differenza di altri brani, come ad esempio Delle Vette degli Abissi, che è un brano che avevamo già realizzato, dove il sax si fondeva l'elettronica, aveva dei piccoli interventi che andavano a fondersi a un substrato che era quello dell'elettronica, che è un brano che si potrebbe persino ascoltare soltanto nella parte elettronica e che comunque si presenterebbe già compiuto, quindi il saxofono diventava un suono aggiunto rispetto a tutti gli altri già presenti. Invece questo nuovo lavoro, che si intitola che è tratto da Puleio e che si intitola Amore Psiche, è un brano invece in cui il mondo dell'elettronica e il mondo strumentale del saxofono dialogano fra di loro, stanno separati. Quindi sono presenti le varie tracce elettroniche che ripercorrono anche nel titolo tutta la vicenda, e in mezzo, inframmezzate, ci sono questi cosiddetti interfogli, quindi, che sono le parti del saxofono. Il saxofono che riprende gli elementi che sono contenuti nelle tracce elettroniche e li medita, riflette su questi elementi,
Sentiamo delle eco della traccia precedente, anticipiamo la traccia successiva, ritornano nei frammenti come in una grossa narrazione introspettiva, ritornano elementi che si trovavano in altre tracce o anticipa tracce che arriveranno successivamente. E però i due mondi rimangono separati, non si incontrano mai. Quindi questa è una particolarità di questo lavoro. Scusate, ti interrompo, era la cosa che subito mi aveva colpito di più perché ero abituata, ho fatto poco con sax ed elettronica per adesso, ero abituata a suonare sul cosiddetto nastro magnetico oppure l'interazione con il live electronic, quindi non me l'aspettavo ed è stata una delle cose che mi è piaciuta molto questo tipo di interazione. Sì, tra l'altro una vicenda che ben si presta appunto a essere anche messa in musica, perché offre moltissimi spunti, a partire da quello allegorico, cioè questa vicenda che ci racconta il percorso che deve compiere l'anima, perché psiche essenzialmente rappresenta questo, è il percorso che l'anima deve compiere per poter elevarsi, e questa elevazione arriva attraverso degli errori, ma anche attraverso delle prove, delle vere prove, diciamo iniziatiche in questo percorso, delle prove alle quali viene sottoposta da Venere, e che termina, si conclude poi nel matrimonio tra psiche e amore. Quindi ci ricorda come soltanto attraverso questo sforzo e questo tendere però all'amore, alla congiunzione con l'amore, soltanto attraverso questo si può arrivare appunto a quello che nel caso di psiche è la vera e propria divinizzazione, perché sappiamo che alla fine, a seguito del matrimonio tra psiche e amore, psiche da fanciulla bellissima e invidiata da Venere, psiche si trasforma a tutti gli effetti in una dea. Quindi ci indica la strada maestra, che è quella dell'amore, per raggiungere una condizione superiore che forse è già insita in noi, ma noi non conosciamo. Ok, allora, penso che questa sarà l'intervista più lunga che ho fatto, però è veramente bello parlare di queste cose e andrei avanti ancora, però adesso saremo arrivati, magari facciamo una seconda parte più avanti. Siamo arrivati, diciamo, alla domanda che dovresti fare tu a me. Ma guarda, tu sei una esecutrice di musica contemporanea appassionata, che cerca, e questo è un grande merito, di cercare di promuovere anche la creazione di nuovi brani. Quindi avrai visto tantissime partiture per sassofono, in modo particolare, scritte da tantissimi compositori con linguaggi differenti, con provenienza differente a livello proprio. E quindi ti domanderei questo: che cosa ti ha impressionato positivamente o negativamente nelle partiture? Perché spesso gli interpreti si lamentano dei compositori, a volte giustamente, perché i compositori scrivono cose ineseguibili a volte. Quando giocano un po' a scrivere partiture che facciano una grande impressione a livello grafico, ma poi a livello sonoro non raggiungono determinati risultati. Quindi mi domandavo, tu che hai visto così tante partiture per il tuo strumento, da che cosa sei rimasta colpita, diciamo, nel bene o nel male? Una domanda difficilissima, però rispondo, diciamo, in maniera molto spontanea. Allora, diciamo che tutte le partiture con cui ho avuto a che fare non sono state tutte eseguite. Io sono piena di alcune partiture che mi vergogno anche a dirlo, ma con alcuni compositori ho detto sì, te la suono, aspetta che devo finire questo impegno, aspetta devo finire questo e quello, poi mi sono anche completamente dimenticata, però è umano, ma li rincontatterò, quindi mi sta venendo in mente anche questo aspetto. Però allora, prima cosa, appunto, ne ho tante e ancora non sono riuscita a guardarle tutte, perché la musica degli autori contemporanei è veramente tanta, e io infatti spingo tutti, anche i miei alunni che adesso sono diventati ex alunni del liceo, a prendere contatti con questo mondo, perché la cosa che sottolineo è l'interazione con il compositore, perché è una cosa che si può fare con la musica contemporanea, e con la musica invece
non contemporanea non si può più fare. Questo vabbè, ci arriviamo tutti, però è una cosa che è molto importante, infatti non tante persone, non a tutti gli esecutori piace questo mondo. Magari parlando anche dei sassofonisti, molti, dico io, si rinchiudono insomma nella musica francese classica per sax e pianoforte, magari da quella non si scollano. Sempre in maniera molto spontanea da esecutrice, io dico: ok, questa ha le note, ok, questa è un geroglifico. Spesse volte parto così, però diciamo che non reputo questi due tipi di partiture, una scrittura più tradizionale e una non tradizionale, non le reputo una più semplice perché è tradizionale e una più difficile perché non è tradizionale. Cerco subito di fare, diciamo, un lavoro intellettuale su questa partitura che, se è proprio un geroglifico, mi ci può volere un po' più di tempo, però c'è sempre il compositore vivente a cui posso chiedere se è disposto. Nell'altra, come descrivevi anche tu, ad esempio, la tua musica, ci sono comunque dei misteri da svelare, perché anche riuscire a suonare una frase con dei suoni differenti è una cosa molto semplice, anche se ci sono appunto delle note scritte che potrebbero facilitarti la cosa. Quindi è un lavoro per cui l'esecutore deve tirar fuori tutte, come si dice, tutte le cose che sa, che ha capito lui stesso della musica. Adesso sto divagando molto e ho perso anche un po' il filo del discorso. Però Ricordo la domanda che era: quali sono le cose positive o negative che tu hai trovato affrontando così tante composizioni? Non sfuggire da quelle negative, perché noi compositori possiamo imparare qualcosa. No, dico seriamente, i compositori possono sempre apprendere qualcosa, come tutti gli esseri umani, e specialmente dagli esecutori, possono infatti, fare delle osservazioni utili. volevo chiederti se mi ripetevi la domanda, perché avevo così tanto divagato che stavo Succede. cercando di divagare sulla divagazione per appunto cercare di ricordarmi la domanda. No, allora, diciamo, nelle composizioni, in tutti e due i tipi di scritture, ho trovato come cose positive. Aspetta, mi vengono in mente quelle negative prima. Non so perché. Allora, vengono in mente quelle negative perché. Dopo suonandola forse diventano positive. Quindi, allora, beh, la prima cosa che mi viene in mente è il registro dello strumento, perché anche se un compositore è magari affermato o sa, magari ha scritto poco per sax e magari tratta il sax come fosse un clarinetto, quindi per esempio va troppo sul registro basso, oppure troppo sul registro acuto non mi è, non c'è nessun problema, però magari certe ci sono, ecco, queste sono un po' le cose negative, ci sono certe sonorità magari che il compositore vorrebbe in un registro e invece non vengono. Allora io cosa faccio? Cerco di farle uscire lo stesso, però poi a un certo punto l'ho contato e gli dico, forse magari non è il registro più adatto. Ci sono alcuni compositori che dicono sì, fammi sentire, ok, hai ragione, altri invece che dicono vabbè, studiatelo. Succede anche questo, che poi insomma, le persone sono diverse l'una dall'altra, hanno tutti i caratteri diversi, quindi questa è una delle cose negative. Altre cose negative, allora, ecco che mi sono capitato ultimamente con il growl e il frullato, quindi suoni distorti. Per esempio, in certi registri che sono estremi, quindi io troppo acuto, troppo basso, mi trovo scritto frullato o flutter, che sinceramente non viene, allora io me ne frego e faccio il growl e a volte mi tocca far così, oppure appunto contatto il compositore, visto che è vivente, come abbiamo detto tante volte, gli dico: ma guarda che qua tu scrivi così, però non suona bene. Poi sicuramente ci saranno sassofonisti che lo sanno fare, però se scrivi un effetto di distorsione di frullato su, non so, un re acuto per il contralto, non viene come pensavo, insomma, ci sono anche certi registri, quindi alcune difficoltà, queste più o meno sono cose. Ah, aspetta, un'altra cosa, i multifonici. Non si può far diventare, cioè, non tutti funzionano. Un appello ai compositori. I multifonici sono da strutturarsi, da scegliersi con quell'esecutore
facendo una scelta, lavorando insieme all'esecutore, perché sono qualcosa che dipende molto molto da chi suona, dallo strumento, sono veramente un capitolo a parte i multifonici. Infatti faccio un appello a tutti i compositori, vi prego, concordiamoli, no, a parte gli scherzi, poi dopo insomma siamo sempre riusciti a concordarli, però ad esempio adesso dopo domani suonerò un'opera per dirti di Howard Bass per sax e violino, in cui ci sono dei multifonici che all'inizio ce ne sono meno di 10, me ne venivano tipo 2, ho continuato a farli, poi ho trovato altre posizioni senza dire niente. Compositore, però vabbè, non importa. E poi però sono usciti, quindi anche qua il multifonico è particolare, perché a volte anche l'esecutore deve essere un po' aperto mentalmente e dire no, aspetta, mi do un po' di tempo per provarlo, riprovarlo, vedere se riesco a trovare la posizione giusta sul lancio, l'invio dell'aria, eccetera, per far uscire quello lì, perché se noi ci chiediamo se esiste, vuol dire che qualcuno lo saprà suonare e quindi ci provo anch'io. Però a volte magari la combinazione degli stessi non funziona proprio bene, piuttosto di fare una figuraccia quando suoni, allora l'esecutore, senza dire niente al compositore, fa quello che gli pare, insomma. Oh, ma questa è una pratica consolidata, diciamo, dagli anni 60-70 in poi, anche perché abbiamo visto tantissime partiture che sono assolutamente ineseguibili se noi le volessimo eseguire esattamente come sono scritte, sono ineseguibili. Quindi l'onestà dell'esecutore dovrebbe essere quella di rivolgersi al compositore e di dirlo. Come dicevi tu, ci sono tante persone al mondo e ognuno ha il suo carattere, quindi può darsi anche che in certi casi gli esecutori preferiscono semplicemente modificare, cambiare il ritmo, perché tanto il compositore non se ne accorgerà. Purtroppo, questo è quello che io scrivo un genere. La mia musica è una musica dove è molto più semplice capire se viene modificato qualcosa per lo stile che io utilizzo. Altre partiture invece, automaticamente sono destinate ad essere eseguite in modo impreciso rispetto a quello che è il segno scritto, perché il segno scritto è ineseguibile. Anche delle volte, anche diciamo che magari la scrittura non supporta quell'idea che quella persona aveva in testa, quindi poi è l'esecutore che gli deve dire, no, tu volevi così, e allora lui dice, ah, sì, è vero, come hai fatto a capire? E poi l'esigenza, diciamo, di sopravvivenza a quella partitura ha portato quelle cose, però una cosa negativa delle partiture è la partitura, cioè di per sé, sia che abbia tutte, diciamo, le note, sia che sia diastematica, che tu comunque sei un esecutore, sei stato educato da sempre a fare quello che hai scritto, quindi a un certo punto ti devi trovare libero però fai quello che hai scritto, sì, qua prenditi il tempo che vuoi, però non troppo, e quindi per quello è anche un lavoro intellettuale di cui. Poi un'ultima cosa positiva è questa, che dopo aver affrontato tutte queste partiture, tra cui anche ovviamente i tuoi lavori, mi sento sempre con qualcosa in più, mi sento arricchita, mi sento come se avessi fatto un altro scalino, sempre più in su, conosciuto qualcosa di più. Mi sento, non so, che suono meglio di prima, che ho acquisito qualche competenza in più. Questa è una cosa molto positiva e mi sento di acquisire competenze in più affrontando questa musica rispetto a magari mettermi a ristudiare le cose del diploma, che ogni tanto lo faccio perché probabilmente sono fuori completamente, però ogni tanto lo faccio perché fa bene. Però mi trovo più arricchita da questa, invece quando ad esempio faccio la musica classica, diciamo francese per sax e pianoforte, che sono le cose che tutti i sassofonisti devono fare, lì mi sento proprio oppressa perché è musica comunque densa e difficilissima, a volte mi sembra di avere il compositore francese qua dietro che mi dice no, non si fa così, non è così. E quindi, insomma, la cosa, ripeto, positiva è proprio questo arricchimento che ne ho dopo le suonate. E noi compositori siamo felici di arricchire i nostri esecutori, per merito dei quali la nostra musica può essere eseguita, perché io lo dico sempre, a volte faccio anche un post su Facebook, che è un copia incolla, che faccio spesso però, in cui dico la mia musica è stata eseguita
un po' in tutto il mondo, ma è grazie agli esecutori che l'hanno voluta studiare, che l'hanno apprezzata, che hanno voluto mettersi in gioco e l'hanno voluta presentare, altrimenti la nostra musica resterebbe soltanto un foglio di carta, un file del computer. Quindi... Bene, abbiamo parlato tantissimo, però abbiamo fatto un cortometraggio praticamente. Va bene, dai. No, non ci sta. Chi è interessato alle nostre chiacchiere avrà seguito fino alla fine. Benissimo, Fabio, ti ringrazio per questa nostra chiacchierata e noi ci aggiorniamo allora per i nostri prossimi lavori. Grazie a te. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.